Dottore Continuo, sold out questa sera con la musica di Ennio Morricone. Eh sì, è la replica di Ennio Morricone perché già abbiamo avuto il sold out il 23 agosto e sold out abbiamo stasera, ma devo dire che comunque la rassegna è andata abbastanza bene perché gli spettacoli sono stati sempre partecipati, nonostante voi sapete che questo è un teatro a pagamento. E concluderemo giorno 15 con lo spettacolo Icaro, il pensiero in equilibrio, che è uno spettacolo sempre sul mito, ma che è stato da Marco Savatteri attualizzato con le tematiche di oggi, quindi è anche uno spettacolo di denunzia sulle tematiche dei tempi moderni. La scommessa è stata vinta, era preoccupato all'inizio, poi l'Efebo ha avuto, il teatro dell'Efebo ha avuto un ottimo riscontro da parte di tanti spettatori presenti. Ecco, posso fare un consuntivo sui numeri? Certo, la scommessa è stata vinta perché il teatro è stato quasi sempre pieno, solo qualche serata abbiamo avuto un po' più in tono ridotto, ma nel complesso siamo molto soddisfatti, contando che questo è un teatro che è molto apprezzato dagli agrigentini, è molto apprezzato dai turisti per la sua origine di natura archeologica, perché questa era la cava dei templi, e quindi contiamo che anche nel futuro e con l'apertura di Capitale della Cultura, Agrigento Capitale della Cultura, possa essere un'ottima, diciamo, esposizione delle ricchezze del nostro territorio. So che ci sono dei progetti in cantiere, se ce ne anticipa qualcuno. E allora sicuramente riprenderemo la rassegna al Teatro Classico con nuove produzioni, con delle produzioni che sono già nostre, perché Icaro e il pensiero d'equilibrio e il rapimento di Proserpina sono due coproduzioni del teatro e quindi contiamo di fare queste produzioni anche per le scuole, di poter fare degli scambi culturali con altri teatri di pietra del territorio regionale e quindi far crescere questo teatro insieme agli altri, perché visto che non abbiamo un anfiteatro originale del periodo greco, questo può essere lo spazio idoneo per scommettersi su questo tipo di offerta culturale. Chiudiamo in bellezza, allora quando? Chiudiamo in bellezza il 15 alle 21 con Icaro, il pensiero in equilibrio, una bellissima produzione di Marco Savatteri. Vedrete perché tutto lo spazio verrà utilizzato anche con utilizzo di videomapping. Quindi sarà un grande spettacolo, vi invitiamo tutti ad essere presenti domenica sera alle ore 21, giorno 15. Oggi sold out, seconda replica qui al Teatro dell'Efebo, segno di un apprezzamento sempre crescente da parte del pubblico vicentino e non solo. Non solo, per noi è stato un doppio onore, perché segna questo il nostro debutto in quella che possiamo considerarla come la culla della civiltà greca. E vi creda, per chi come noi ha organizzato da 6 anni il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, dove la pietra è energia, dove la pietra è eco di mito millenario, non poteva mancare la città di Agrigento. E siamo stati particolarmente onorati di avere questo riscontro da parte del pubblico che ci ha veramente premiato con questi due tutto esaurito, e sono sicuro che potremo fare ancora altre repliche. È stato un festival, mi creda, di particolare successo. Abbiamo riempito Teatro di Taormina, Siracusa, Tindari, perché veramente si ha bisogno della grande classica, e quando la grande classica poi si unisce anche a dei nomi fondamentali della storia della musica come Morricone, ecco che si crea la magia, ecco che si crea l'incanto, ecco che si crea la meraviglia, così come è dedicato il nostro festival. Il nostro festival è dedicato alla meraviglia, e questa nostra terra di Sicilia continua veramente a meravigliarci. E noi con la nostra arte siamo contenti di far respirare d'arte questi siti di impareggiabile Cosa ci bellezza. farete ascoltare in particolare stasera? Stasera è un format inedito che è proprio nostro, del Festival dei Teatri di Pietra, commissionato a un valente arrangiatore siciliano, Corrado Neri, dove si valuta e dove si riscopre l'intimità spirituale di Morricone. Solamente 5 archi e un ensemble vocale faranno proprio riemergere quelli che sono i sentimenti delle più famose colonne sonore che appartengono alla produzione cinematografica di Morricone. Per un Morricone senza orpelli, per un Morricone veramente intimo, per un Morricone veramente proprio spirituale. Quindi c'è una volta il West, c'è una volta in America, Malena, quindi l'omaggio a questa nostra meravigliosa terra di Sicilia. Ovviamente una suite interamente dedicata al western con un trittico d'eccezione, Il buono, il brutto e il cattivo, Giratesta e soprattutto l'estasi dell'oro, siamo circondati dall'oro. E poi anche ovviamente un piccolo omaggio anche al Morricone, compositore di musica leggera, della musica italiana, quindi concert telefonando e via dicendo. Insomma, un susseguirsi, speriamo, di emozioni che per un pubblico e per una cornice che veramente rivendicano eternità.
vita. Incuriosiscono queste candele sul palco? Le candele ovviamente per creare ovviamente la luce dello spirito, per creare questa unione, perché a volte ci separiamo noi dal pubblico, dal palco, invece attraverso la luce, possa essere questa luce veramente che pervade l'animo, perché come dico io, non bisogna mai venire a sentire il concerto, ma ad ascoltare, perché è l'ascolto che fa entrare in comunione, quindi la musica diviene proprio viatico di emozioni e suggestioni. E guardi, è un fatto quasi simbolico anche personalmente per me, perché riesco finalmente a godere di uno degli spettacoli interessanti tutti di questa stagione soltanto all'ultima sera, in quanto, come tutti sapete, la prefettura è stata in prima linea sul tema della siccità e della ricerca di fonti d'acqua, insomma su problemi molto seri che hanno colpito gravemente e che ancora continuano a colpire gran parte della popolazione. E quindi è quasi un simbolo di speranza che dopo qualche pioggia, dopo un certo rinfrescarsi dell'atmosfera, riusciamo stasera come il limine proprio all'ultimo a goderci uno spettacolo che è al fresco innanzitutto, e che speriamo ci porti sulle note di Morricone ulteriore speranza per un autunno piovoso.